E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti a questo primo episodio della settimana in live. Aspettate che tolgo l'eco, ho il volume alto dappertutto. Che dire, come al solito ci troviamo qui per chiacchierare del mercato, vedere cosa ci combina, cosa sta succedendo anche dal punto di vista fondamentale, se ci sono news interessanti, rispondo alle vostre domande, insomma è il nostro primo appuntamento tutti insieme a farci la chiacchierata sul mondo delle cripto. Stavolta non sono partito con il grafico di Bitcoin, ma sono partito con dietro il grafico di Ripple che fa abbastanza paura, ma che dire, da un lato c'era un po' da aspettarselo questa storia del pump and dump, lo sapevamo che esito aveva, non si sapevano bene le tempistiche, ma alla fine l'esito è abbastanza già detto, già scritto. Ci sono i momenti di pump e poi c'è il dump quando meno te l'aspetti, perché chiaramente nei gruppi di pump and dump loro dicono che ci sarà il pump a una determinata ora, ma solitamente a quell'ora lì, visto che tutti o la maggior parte delle persone si aspettano il pump e vorrebbero essere dentro, quelli che organizzano questi schemi, che sono schemi truffaldini, vi ricordo, perché sono finalizzati a portarvi via i soldi se ci partecipate per metterli in tasca a chi li organizza, ovviamente loro cercano di fregare più persone possibili, andando a dampare nel momento in cui secondo loro ci sono più persone che appunto hanno comprato. Questo è un po' lo schema pump and dump. Ci sono stati un po' di dibattiti in questi giorni a riguardo su chi dice: ma sì, ma io ci metto qualcosina che lo do già per perso, non si sa mai, magari ci guadagno qualcosa. Ok, ci può stare un ragionamento così, ma l'importante è prenderlo come una scommessa, perché non è niente di più e niente di meno, è completamente imprevedibile il suo esito. E se da un lato è vero che magari con un colpo di fortuna ci può essere un guadagno maggiore della perdita, dall'altro è vero che non ci sono probabilità note a priori, quindi attenzione quando si partecipa a questi pump and dump. Il mio consiglio ovviamente è di non farlo, perché io preferisco perdermi un potenziale guadagno con bassa probabilità rispetto alla perdita di capitale per aver partecipato a una roba del genere. Non è nei miei metodi e nelle mie corde, però insomma, se qualcuno a tutti i costi ci vuole provare, l'importante è limitare i danni ed evitare di finire appunto in braghe di tela con un capitale perso maggiore di quello che ci si poteva permettere di perdere, cosa che ahimè vedo leggendo i commenti in giro nelle varie community italiane e non solo, che è successo a molti. Quindi in definitiva, per farci una risata, possiamo dire che Ripple a una cosa ha aiutato, ha partecipato sicuramente alla Mace Adoption, però la Mace Adoption della povertà, ecco, quello di sicuro, ha reso molte persone più povere, secondo me, in questi giorni. Chiudiamo questa antipatica parentesi, andiamo avanti invece a parlare di cose interessanti, perché il buon vecchio Elon Musk, come sempre, si schiera dalla parte di Bitcoin, come sempre in questi giorni, ha deciso di parlarne apertamente, stavolta di definire apertamente il suo endorsement, il suo appoggiare Bitcoin dal punto di vista appunto di asset, di valuta, come potenzialmente disruptive. Dice che lui pensa di essere arrivato tardi, però è un supporter, si è definito tale. Però allo stesso tempo ha detto che gli attori principali della cosiddetta finanza tradizionale, passatemi il termine, devono ancora arrivare. Secondo lui stanno arrivando proprio in questo periodo. Io avevo trovato anche un articoletto, insomma, che lo dice. Vi ho condiviso tra l'altro nelle storie di Instagram, se mi seguite su Instagram, quei 10 secondi di video dove Elon Musk ha parlato appunto durante la chat, la live, non so come si chiama, all'interno di Clubhouse, che è questo nuovo social network che sta esplodendo in questo periodo. Prima di parlare di un paio di news che vi ho selezionato, però stavolta voglio rispondere subito alle vostre domande, perché voglio fare un live il più interattivo possibile. Quindi vediamo che cosa avete da chiedere. Partiamo subito, belli carichi. Ciao Luca, davvero un grazie di cuore per i tuoi video e i tuoi contenuti. Sto imparando molto e mi fa piacere. Dopo aver seguito i tuoi video su Nexo, ho deciso di metterci qualche soldino. Al momento ho deciso di ricevere gli interessi nel loro token. Ora mi chiedevo, un domani come posso scambiarli di nuovo in euro o in altra valuta? Devo depositarli su un altro wallet exchange? Sì, perché Nexo non è un exchange e quindi per cambiarli in altre coin, devi usare un altro exchange. Se non erro, Uniswap ti permette di farlo. Fammi controllare, perché attenzione,
attenzione che Nexo è listato anche su alcuni exchange che non è che siano proprio bellissimi, no results, com'è possibile? Allora, eccolo, infatti, mi sembrava strano. Andiamo a vedere su quali exchange si trova Market. Allora, Uniswap, esatto, si può cambiare in Ether su Uniswap, perché altrimenti c'è Huobi, che però io non l'ho mai usato, non ho l'account, Hotbit non lo conosco, ItBTC io tenderei a starne alla larga perché conosco delle brutte storie, e vabbè, Binance Dex anche lui, però c'è un po' poco volume, non lo so, a me sembra che la miglior scelta possa essere Uniswap, a patto che ovviamente uno ci sappia un po' smanettare, il che poi vuol dire anche utilizzare Oneinch, perché Oneinch è un aggregatore dei vari DEX, incluso Uniswap, che ti instrada i trade per farti pagare meno fee. Insomma, io utilizzerei una di queste soluzioni. In alternativa, non lo so, non conosco Hotbit e Huobi, magari qualcuno degli amici della community ci può dare un parere su queste piattaforme, così da sapere se può valer la pena utilizzarle oppure no. È che aprire un account su un exchange solo per scambiare una coin a me sta un po' sulle scatole. Ciao Luca, su Binance Futures ho aperto una posizione con una piccola leva. Ora, se voglio aprirne un'altra con una leva più bassa, mi dice che non posso ridurre la leva se ho una posizione già aperta. Puoi spiegarlo? Grazie. Secondo me il motivo è che tu hai scelto di utilizzare il cross margin, dove sostanzialmente usi tutto il tuo collaterale per andare appunto a collateralizzare le varie posizioni. Una volta fatto quello, se non sono soddisfatti alcuni parametri, non ti fa cambiare la leva quando hai appunto delle posizioni aperte. Questo dipende dal margine di mantenimento che deve essere sempre soddisfatto, quindi attenzione col discorso della leva. E se invece vuoi, magari, non lo so, chiedere qualche info un po' più dettagliata, unisciti al nostro server Discord, così magari posti uno screenshot, dici qualche dettaglio in più e ti diamo una mano più specifica, perché è difficile anche poi andare a vedere il singolo caso senza avercelo davanti. Ciao Luca, domanda. Fermiamoci un attimo a pensare alla DeFi CeFi. Obiettivamente, com'è possibile avere dei ritorni annuali così alti, 5, 10, 20%? Com'è possibile offrire tali servizi che neanche le banche più stabili riescono a offrire? Ricordiamoci che tassi così alti si vedevano anni fa nel caso delle obbligazioni, quando si bloccavano i soldi a medio-lungo termine e vi era un garante principale sicuro, lo Stato. Sta situazione non ti fa pensare a Madoff? Grazie. Bellissima domanda. Complimenti, grazie per averla fatta. E ti dico la mia opinione. Allora, per quanto riguarda le piattaforme DeFi e CeFi, DeFi ancora di più, infatti i rendimenti sono ancora più alti, questa appunto elevatezza di rendimenti è dovuta al fatto che siamo ancora in un periodo in cui ci sono persone che sono disposte a pagare un tasso molto alto per andare a farci da controparte. Che cosa vuol dire? Prendiamo l'esempio più semplice, che è la CeFi. Prendiamo BlockFi, Nexo e simili. In sostanza, loro cosa fanno? Loro fanno da collettori di fondi di noi retail, fondamentalmente hanno un grosso wallet che ha fatto dall'andare a prendere fondi di chi li deposita sulla piattaforma, e offrono prestiti a dei clienti selezionati, principalmente istituzionali, che hanno bisogno di questa liquidità. Ok? Loro fanno da intermediari tra queste due tipologie di servizio. Questi istituzionali cosa fanno? Allora, o sono appunto istituzionali, quindi a loro volta hanno dei fondi che vanno a gestire, vanno a offrire servizi di investimento alla clientela, e quindi loro utilizzano magari la liquidità presa in prestito come collaterale per andare a generare degli shares, un po' come Grayscale, vi avevo raccontato, no? Il business di BlockFi con Grayscale. Grayscale permetteva a chiunque di andare a depositare, a chiunque, in realtà investitori accreditati, di andare a depositare dei bitcoin, quindi lo spot, il reale sottostante, nei suoi vault, e in cambio di erogare questi shares. Questi shares in passato, perché adesso si sta un po' appianando, avevano un premium molto elevato, quasi del 30%, e quindi quello era un instant gain per il BlockFi di turno, che poteva depositare i BTC, erogare shares e venderli al 30% in più. Quindi questo era uno dei possibili business. Recentemente BlockFi ha aperto il suo di share, ha fatto la richiesta alla SEC, non so se avete visto, per aprire un equivalente di quello di Grayscale, però suo. Quindi questo significa per loro costi minori e maggiore agevolezza nella gestione del tutto.
Altrimenti ci sono i market maker, esempio coloro che operano con grossi capitali e vanno a fare da provider di liquidità degli exchange centralizzati, Binance, Coinbase, FTX, eccetera, eccetera. Loro con la liquidità che prendono in prestito magari da BlockFi, andando a pagare un 10% di interesse annuo, che comunque è basso, vanno a fare arbitraggi, vanno a fare da liquidity provider sugli exchange che vengono pagati molto di più e vengono pagati, scusate, molto di più per farlo. Quindi hanno dei modelli di business di questo tipo, prevalentemente incentrati sul lending della stessa liquidità che loro vanno a collezionare dai vari retail verso enti istituzionali, market maker o coloro che riescono ad avere un business basato proprio su questa liquidità che viene presa in prestito. Chiaramente il prestito non viene fatto a cani e porci, ma viene fatto a clienti selezionati che si sa che sono solventi e che non vanno a fare cappellate. Insomma, questo è un requisito fondamentale. Io tra l'altro vi giro questo link che ve ne volevo parlare in breve, a tal proposito proprio perché mi è venuto in mente leggendo questa domanda, questa ricerca di The Block, che è una testata che seguo molto, è veramente ben fatta, è una delle poche che pubblica contenuti veramente di valore, hanno fatto veramente un report dettagliatissimo su tutte le attività di BlockFi. Io adesso ve lo sto facendo scorrere in fretta perché è lungo, 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 ma va a vedere dove sono i loro revenue model, dove sono, dov'è che generano utile, come funziona, dove hanno messo le mani nel 2020 e nel 2019, insomma tutto il loro business esploso, con grafici, con calcoli e tutto quanto. Io ve lo lascio qui, vi dico solo che hanno generato, scusate l'avevo letto all'inizio, 100 milioni di revenue nel 2020, quindi non è stato male come anno. Io vi giro questo link qua in chat, così se qualcuno è interessato a scoprire di più, insomma, dei modelli di business e di come generano utile e di conseguenza tassi di interesse così alti le piattaforme CeFi, davvero una lettura interessante e ve la consiglio moltissimo. Procediamo. Ciao Luca, come convinceresti qualcuno che sostiene BTC ma non la blockchain in generale, che al contrario la blockchain può essere utile anche applicata al mondo non cripto e che la finanza decentralizzata potrebbe migliorare o addirittura sostituire la finanza tradizionale? Guarda, l'unico modo è fargliela provare, magari non su Ethereum, perché su Ethereum adesso ci sono delle fee un po' proibitive che se uno lo prova poi dice no, beh, quasi quasi preferisco quella tradizionale. No, scherzi a parte, cioè io mi ricordo le prime volte che provavo questi servizi, che era praticamente quest'estate ma anche prima, che mi sembrava veramente strano, quasi, non lo so, particolarmente incredibile, perché il dire, non lo so, io sto facendo un prestito, sto facendo uno scambio, sto facendo una transazione e in mezzo non c'è nessun ente centrale, nessun intermediario che me la sta veicolando, davvero era strano, non mi sembrava vero lì per lì. Poi quando lo provi e capisci come funziona, diventi anche un po' più smanettone, no? Di quelle piattaforme lì, diventa ancora più bello secondo me. Quindi provarla è il primo step, utilizzarla è il primo step per capire quanto davvero possono cambiare le cose. Soprattutto, questo ce ne si rende conto quando si va a vedere la componibilità di queste piattaforme, perché la piattaforma singola di per sé è rivoluzionaria perché taglia l'intermediario, ma la vera rivoluzione è la sua programmabilità, secondo me, della DeFi, ciò che la rende veramente potenzialmente, non so, senza confini, senza limiti. Perché la singola piattaforma, prendete Aave per dire, cosa fa? Dà un prestito collateralizzato, ok, niente di trascendentale. Però se con Aave poi ci si va a combinare un DEX, quindi contrai un debito su Aave, vai a prendere liquidità e sul DEX vai a fare un trade con quella liquidità, supponiamo, puoi creare in sostanza il margin trading senza intermediari, se crei un altro smart contract che ti fa questo automaticamente. E questo è un esempio di componibilità tra due piattaforme. E poi da lì veramente non ci sono limiti, non ci sono confini. Adesso stanno creando, ad esempio Nexus Mutual, Cover Protocol, eccetera, le assicurazioni in vena DeFi, no? Quindi con, da un lato, l'assicuratore
investitore e dall'altro l'assicurato, senza un intermediario di nuovo. Uno si prende i rischi dell'altro e guadagna ovviamente nel caso in cui non avvenga quell'evento per il quale si assume il rischio. E questo è anche lui, cioè componibile con le altre piattaforme, si può integrare. E pensate che fino a, non lo so, secondo me un anno fa neanche, tutto questo era totalmente impensabile. Quindi immaginate dove si potrà arrivare quando si creeranno altre applicazioni, altri pezzi di questo puzzle. Adesso siamo ancora veramente early, perché le piattaforme sono nate da poco, hanno liquidità tutto sommato ridotte, nonostante siano cresciute in maniera esponenziale. Però davvero, una volta che si saneranno un po' le difficoltà iniziali e si metteranno delle regolamentazioni un po' fatte bene, credo che non ci saranno veramente limiti per la crescita della DeFi. Non dico che diventerà il prossimo standard a livello del mondo della finanza, però sicuramente si prenderà una bella fetta, questo mi sento di dirlo con tranquillità. Ciao Luke, l'analisi tecnica sulle candele Heikin Ashi lavora allo stesso modo delle candele giapponesi? Guarda, in realtà ni, perché le Heikin Ashi non aprono e non chiudono esattamente dove chiude la candela, quindi è leggermente diversa. Io non l'ho mai fatta, ti dico la verità. Le seguo, magari le osservo o le implemento nelle analisi per andare a fare analisi di trend, perché per quello sono fatte molto bene proprio per la caratteristica della candela in sé. Però è più difficile ad esempio trovare le resistenze, i supporti, perché non sono esattamente allo stesso livello della candela reale, quindi non lo so, non mi convincono al 100% a riguardo. Ciao Luca, no, questa l'abbiamo già letta, della leva. Scusa per la domanda lunga, come si fa a capire quanto upside ha una cripto? Ad esempio Sushi, l'ho vista a $3-4 e pensavo di allocarlo una parte di portafoglio, ma non ero sicuro quanto potesse ancora salire. Poi l'ho riconsiderata quando valeva $8,9 e oggi sta a 12. Si può sapere se e quanto salirà ancora in futuro? Trovo davvero difficile capire il concetto di fair price in questi casi. Grazie mille. Guarda, hai sollevato una questione importantissima, ovvero qual è il fair price per un altcoin? Io ve la pongo anche a voi questa domanda. Se qualcuno si sente di rispondere, fatelo, ditelo. Secondo voi come si può calcolare il fair price di un altcoin? Io ovviamente la mia risposta ve la do, non è che ve la giro perché non voglio rispondere o non so rispondere. Io vi dico il mio onesto parere. Sulle altcoin domina in maniera clamorosa la speculazione, e questo vuol dire che il valore reale è completamente offuscato dalla volatilità, dalla FOMO, insomma la componente speculativa che appunto prende le redini totali sul mercato delle altcoin. Perché secondo voi si muovono tutte all'unisono? Perché tendenzialmente il capitale, quando va a riversarsi nel mondo delle altcoin, lo fa un po' alla cieca, no? È proprio appunto per il volerci speculare sopra. Uno magari vede un grafico in un certo modo, ci butta il capitale, ma con lo scopo poi di uscire quando ha preso profitto, non di fare investimenti a lungo termine. Io ti dico, le uniche eccezioni delle categorie di altcoin per le quali si potrebbe, volendo, andare a fare un modello di fair pricing potrebbero essere proprio quelle lì della DeFi, cioè perché la DeFi sostanzialmente cioè si riesce a capire qual è il ritorno su una piattaforma che lavora magari a fee. Una parte di quelle fee vengono girate agli holder del token della DeFi, oppure comunque c'è una generazione di utile, magari nello staking, magari nel farming e così via. Quindi lì tendenzialmente, se uno controlla i volumi che la piattaforma ha, la fee che la piattaforma fa pagare, e va a fare un paio di calcoli, può quantomeno approssimare quello che può valere lontanamente il token. Questo si può fare su SushiSwap, si può fare su Uniswap, si può fare un po' sui DEX, perché funzionano così, fanno pagare una fee e una parte della fee viene girata ai token holder. Inoltre a volte ci sono dei meccanismi volti a tenere il valore il più alto possibile, come il bloccare questi token per un tot di mesi per evitarne il dump immediato, oppure
oppure dare degli incentivi ancora più alti a chi li vincola e li mette in staking. Questi sono tutti delle componenti che secondo me si vanno a mettere insieme e vanno a creare valore per un token. Da lì a dire Sushi vale 8 dollari o 12, capirai che è impossibile. Però tu puoi, volendo, andare a vedere quanto vale Umi, quanto vale Sushi, fare due conti confrontando i volumi, gli utenti, la liquidità, eccetera eccetera, le fee che fanno pagare, e alla fine sostanzialmente andare a capire se uno è sopravvalutato o sottovalutato rispetto all'altro. La stessa cosa si può fare con i token degli exchange, perché di fatto hanno tutti un business model estremamente simile, che si basa sul buy and burn. Quindi in sostanza l'exchange ogni mese, ogni trimestre va a riacquistare parte dei token che sono sul mercato e li distrugge, un po' come il buyback delle azioni. E fondamentalmente quello che accade è che il token tende ad acquisire sempre più valore, valore reale dico, a patto che l'exchange cresca, l'exchange abbia utenti e così via. Questo è un po' il senso anche lì per andare a confrontare diversi token della categoria. Però ripeto, da lì a dare un fair price è veramente veramente difficile. Io non so cosa sta succedendo qua, c'è un'invasione, stanno arrivando centinaia di persone, io non so se sono bot o se magari sono stati triggerati dalla parola Ripple dentro al titolo del live. Spero che non inizino a spammare qualcosa riguardo a Ripple, nel caso sicuramente verranno bannati perché c'è l'automod. In ogni caso spero di essermi fatto capire, insomma, riguardo. Andiamo avanti. Domanda 2. Piano d'accumulo a lungo termine. Bene, supponiamo che mettiamo 100 euro a settimana, 400 al mese in Bitcoin. Come ti comporti in termini di accumulazione quando Bitcoin scende di molto in un giorno, esempio 10-20%, acquisti di più cambiando così la dinamica mensile del pack, o consideri questo acquisto un acquisto al di fuori del pack? Guarda, allora, secondo me il pack è meglio andare a metterlo, a mettere giù le regole ferre all'inizio. Quindi se uno vuole fare un piano di accumulo deve definire come farlo senza prevedere troppe variabili, perché mettere dentro delle variabili fa un casino incredibile. Va a diventare non più un pack, che il suo punto di forza è proprio quello di non avere particolari variabili, o fa diventare aleatorio e quindi poi suscettibile a emotività, suscettibile a tutti gli errori del trading tradizionale. Però non vuol dire questo che se accade un episodio del genere, tipo un dump localizzato fortissimo del 20% in un giorno, tu non possa, esempio, anticipare o posticipare l'acquisto che andavi a fare, anziché a fine mese te lo fai il 15. Quello non va a danneggiarlo. L'importante è che non diventi un'abitudine, nel senso che non stai lì a correre dietro al prezzo e quando vedi un minimo di calo ti fiondi a comprare. No, se vedi un dump eccezionale, ci sta l'eccezione, che però sia appunto un'eccezione, di andare a spostare l'acquisto da fine mese a metà mese o comunque in un altro momento. Altrimenti no, il mio consiglio è sempre di rimanere rigorosi con le regole del proprio paese, perché appunto così sul lungo termine funziona. Come faccio a trasferire fondi sul portafoglio MetaMask dalla Binance Smart Chain verso Binance? Che standard devo selezionare su Binance? Allora, BSC ci dovrebbe essere proprio, Binance Chain, perché BEP20, sì no, BEP20 è la Smart Chain, perché l'altro è BEP2. Comunque sì, quello sotto c'è scritto, mi ricordo, c'è il nome dello standard e c'è scritto Binance Smart Chain. Non è ERC20, attenzione, perché ERC20 non è la Binance Smart Chain, ma è Ethereum. Buonasera amici cripto investitori di Ripple e ben ritrovati. In quanti di voi, ammettetelo, quanti di voi hanno partecipato al pump and dump di Ripple? Adesso facciamo il sondaggio, tra poco. Ciao Luca, sto seguendo il tuo corso di trading, una bomba. Da neofita ho provato a fare qualche analisi sul grafico Bitcoin. Mi affascina molto il metodo Fibonacci. Potresti provarlo su questo ritracciamento e dirmi che ne pensi? Mi sembra si sia formato un supporto molto inclinato, che è già stato testato diverse volte. Nonostante il ritracciamento, questo non sarebbe un segnale bullish? In ottica investimento, in questo momento, meglio pack o all-in? È la FOMO che parla. Grazie di tutto. Allora, in ottica investimento, all-in non è mai
mai bene, secondo me, questo è un mio personale parere. So che ci sono pareri discordanti, io riporto il mio, ovviamente, che non è la verità assoluta, ma è quello che penso. Io penso che un investitore di lungo periodo, proprio perché l'obiettivo è il lungo periodo, deve ragionare sull'andare ad abbassare il più possibile il prezzo medio di carico. Questo è l'obiettivo, perché in quel modo lì vai a filtrare le oscillazioni di prezzo. Noi avevamo fatto, vattelo a vedere, te lo consiglio, un video dove ho simulato un pack con uno script proprio. Avevo scritto uno scriptino che lavorava su TradingView, dove puoi settare i parametri e ti fa vedere l'andamento nel tempo del prezzo medio di carico e ti fa anche il confronto rispetto all'all-in e ti fa vedere, al di là del singolo confronto di quanto guadagni di più e di meno, la cosa curiosa è l'andamento del prezzo medio di carico nel tempo, che dopo un po' tende ad appiattirsi. Quindi in sostanza, quando tu vai a reiterare lo stesso acquisto 10, 20, 50, 100 volte, sempre di più, è sempre più difficile muovere il prezzo medio di acquisto. Quindi in sostanza tu ti stai avvicinando a, chiamiamola, una media mobile, stai creando una media mobile, e in questo modo tu sai come funzionano le medie mobili, no? Se il prezzo nel lungo periodo è in uptrend, il prezzo sta sopra la media mobile e tu di fatto nel lungo periodo realizzi un profitto. Questa è la base matematica, chiamiamola statistica, forse più che matematica, su cui si basa la teoria del piano d'accumulo, che io tendo a preferire. Poi ci sono delle varianti del piano d'accumulo, perché ad esempio c'è chi lo stoppa durante le fasi discendenti o chi al contrario lo fa solo nelle fasi discendenti. L'importante è avere delle regole ferre. Comunque mi sento di dire tranquillamente di evitare l'all-in, perché l'all-in va molto a fortuna e c'è il rischio poi di rimanere in perdita se ci va male per lungo periodo, e non ci fa sentire bene, oltre a impattare ovviamente sul rendimento del nostro portafoglio complessivo. Poi la seconda cosa, Fibonacci, su questo ritracciamento di Bitcoin intendi? Andiamolo a vedere. Poi ovviamente analizziamo anche il grafico, quindi non scappate, perché analizziamo il grafico, poi vi dico le mie posizioni, come mi sto comportando, eccetera eccetera. Allora, la prima cosa da fare è andare a individuare il movimento su cui tu vuoi andare a tracciare Fibonacci. Quindi facciamolo concretamente: vogliamo partire dall'inizio del movimento e prenderlo tutto per vedere, quindi ipotizzando un ritracciamento su larga scala, dove siamo arrivati, oppure vogliamo andare a prendere solo l'ultima parte del movimento rialzista e vedere quanto ha ritracciato su di essa? Facciamoli tutti e due, che così ci facciamo un'idea magari un po' più completa. Allora, ritracciamento, partiamo dall'inizio, tac, quindi da qui fino al massimo. Io tendenzialmente, quando vado a tracciare Fibonacci, parto dalla lower shadow più bassa dell'inizio dell'innesco del movimento. Poi, come vedete bene, che qua è un po' arbitrario, perché si potrebbe farla partire da qui o anche da qui, ma non cambia molto, e la vado a portare fino sopra al top, sempre considerando anche la shadow. Allora, sostanzialmente qua si vede che il 38,2, che è un livello chiave di Fibonacci, va a confluire con un livello chiave che avevamo evidenziato anche nella nostra analisi, e lo stesso il 50% va a confluire con questo pool, questo cluster, in realtà cluster più pool di liquidità, che è un altro livello di supporto chiave, ne abbiamo parlato molto nei precedenti live. E quindi in sostanza cosa ci dà in più Fibonacci? Allora, il mio parere è che da solo potrebbe lasciare un po' il tempo che trova, nel senso che sì, va a evidenziare alcuni livelli che magari molte persone poi hanno sott'occhio, e quindi diventa un po' una profezia che si autoavvera, può essere. Però l'utilizzo che ne faccio io è magari di andarlo a sovrapporre a un'analisi che ho già fatto con i supporti e le resistenze già tracciati sul grafico, in base alla price action che ho visto. Se Fibonacci me la va a confermare, me la rende, diciamo, più da più forza a tale analisi, a tali livelli, allora ben venga, quei livelli diventeranno ancora più rilevanti. Ad esempio, in questo caso il 23,6 era un livello che lasciava un po' più il tempo che trovava, perché non aveva nessun tipo di confluenza, non all'inizio quantomeno, perché poi ci si è creata intorno questa zona che avevamo evidenziato nelle analisi scorse. Il 38,2 invece, vedete, si andava a confluire col cluster intraday, quindi primo livello importante. Questo, abbiamo detto, secondo livello importante, e tra l'altro
fa, cioè diverte, però è così anche in questo caso, anche il 61,8 è un livello importante perché guardate, si va a sovrapporre al pool di liquidità in domanda nella parte bassa di questo range, che è uno dei livelli più importanti su larga scala di questo movimento impulsivo. Potrebbe essere tranquillamente un target di un ritracciamento molto profondo. Ne abbiamo parlato anche negli scorsi video, l'abbiamo detto che questa è un po' l'area più rilevante in assoluto su tutto il movimento rialzista. Quindi lo scopo di Fibonacci è un po' questo, di andare a confermare o smentire eventualmente i livelli di prezzo che si vedono già dalla nostra analisi. Questo è un po' quello che ne penso io. Ciao Luca, come giudichi la bontà di un progetto? Hai consigli per capire se un progetto può essere utile o meno? Guarda, io di solito parto dicendo che un progetto non è utile fino a prova contraria, quindi ce n'è talmente tanti, c'è un marasma incredibile di nuove cripto, nuove piattaforme, nuove cose che saltano fuori, che io parto dal presupposto che siano inutili. E poi se invece ci trovo, facendo un po' di ricerca, un caso d'uso interessante, allora diventano utili. No, ma a parte la superficialità e gli scherzi, io di solito, ripeto, i progetti neonati tendo a non seguirli, proprio perché è difficile valutarne la bontà prima che passi un po' di tempo, prima che il mercato li prezzi, gli utenti li inizino a utilizzare e si veda, se effettivamente portano a casa le promesse che hanno fatto. Piattaforme DeFi ne nascono a decine ogni giorno, poi molte saltano, molte non ricevono liquidità, alcune hanno i bug negli smart contract e non si può sapere a priori tutto questo. Quindi io porto sempre come consiglio quello di non voler correre dentro un progetto nuovo, perché ovviamente c'è maggior possibilità di guadagno se dovesse esplodere, ma c'è anche molta maggior possibilità di perdita e soprattutto di perdere, nel senso di perdita in quanto a quantità di soldi persi, e di perdere nel senso è più probabile perdere che guadagnare. Questa è una simmetria notevole. Pertanto meglio attendere che un progetto sia maturato, sia già utilizzato su larga scala, per quello che può voler dire su larga scala nel mondo delle cripto, piuttosto che correrci dentro prima. Questa è un po' la mia opinione, perché è difficile, se non impossibile, riuscire a capire dal white paper, dai primi passi, se un progetto è buono oppure no. Ciao Luca, oggi puoi guardare i grafici di HBAR Bitcoin e Loopring Bitcoin? Assolutamente sì, lo guardiamo subito, guarda, facciamo così, HBAR BTC, tac, andiamolo a vedere. Allora, HBAR ultimamente si stava comportando anche bene, guardate, è andato a cozzare contro la sua prima resistenza, questa zona qua, vedete, che tra l'altro c'è anche un bel clusterino settimanale, andiamolo ad aggiungere visto che ci piacciono tanto, tac, questo, che appena appena sotto la resistenza proprio quella lineare, che la vedete, che è nata da qui ed è confermata sul giornaliero. Quindi questa è un po' la zona un po' più complicata, volevo espandere il rettangolo, ho fatto uno schifo, e a mo', tac, ok, seleziona. Così, tac, volevo farvi vedere il pool di liquidità, perché guardate quante shadow ci vanno a pescare dentro. Queste zone dove confluiscono tante shadow, e poi confermata anche da questo cluster, sono dei livelli chiave, perché qua ci si concentra inizialmente la domanda, vedete, che fa tenere sul prezzo. Una volta che vengono violati ci si concentra l'offerta, e quindi tendenzialmente al primo approccio, ai primi approcci, se non c'è abbastanza forza da parte di chi compra, respingono e babam, e via, e si ritorna in basso. Però di fatto lasciano anche un livello chiave molto importante da tenere in considerazione qualora si voglia andare a definire un'operatività. Andiamo nel nostro caso. Nel nostro caso abbiamo due livelli interessanti. Uno è questo che vi sto mostrando ora, questo clusterino qui sui 290-300 sat, e l'altro è proprio quello che abbiamo visto poco fa, quindi 350-360, quest'area qua sopra. Sostanzialmente le chiusure settimanali qua sopra e qua sopra sono dei segnali di forza da parte della domanda, e quindi dei possibili segnali di volontà
di recupero e di andare a costruire una struttura rialzista che duri nel tempo, perché il time frame settimanale è un time frame comunque di medio termine, è un ottimo time frame da cui partire per le analisi. Io vedo, no, non volevo cancellarli, io vedo due approcci a questo movimento in atto. Il primo, ve l'ho detto, attendere eventuali rotture di questi due livelli e costruire posizioni long sul giornaliero alla rottura di questi ultimi. Io vedo i volumi, io vedo la direzionalità, quindi la volontà di andare più in alto, pertanto se c'è la conferma anche dalla rottura dei livelli, ben venga aprire posizioni long. Alla fine l'invalidazione è anche abbastanza semplice, perché se andiamo ad aprire posizioni long qua e qua, la perdita comunque di questi livelli sul settimanale sempre è la smentita di tale scenario, quindi il nostro stop loss. Ipotesi 2 invece, scenario numero 2, va un po' in controtendenza con quanto appena detto, quindi anziché andare a correre dietro al breakout, noi lo proviamo ad anticipare, una posizione un pelino più rischiosa, ma più rewarding possiamo dire, perché andiamo a prendere quest'area di prezzo, facciamola verde perché attualmente è un supporto, che di fatto è un bel cluster che nasce da qui, guardate, cluster di prezzo di un po' di settimane, nasce da qua, va a fare da supporto importante, perché adesso l'abbiamo bucato con violenza, questo era il primo livello un po' arduo da superare dal basso. Una volta bucato, il retest, se poi mostra domanda, è uno scenario anch'esso di long, uno scenario sul quale si può volendo giocare anche d'anticipo, perché comunque abbiamo uno stop loss sotto i minimi relativamente vicino. Quindi i pro di questo, di questa posizione, di questo setup, sono il rischio rendimento estremamente favorevole, ma i contro sono il maggior rischio di posizione, perché è una posizione giocata d'anticipo, non abbiamo ancora il segnale delle rotture di questi due livelli, quindi della creazione di una struttura rialzista più su larga scala. Attualmente la struttura rialzista, il costrutto di bottom è solo questo, il minimo che si è costruito. Al contrario, se andassimo a rompere questo livello si estenderebbe qua, e se andassimo a rompere addirittura questo si estenderebbe ancora di più. Capite bene che la rilevanza del movimento cambia di ordine di grandezza proprio, secondo me. Quindi queste sono un po' le possibilità su HBAR. Qual era l'altro che chiedevi? Dunque, Loopring, eccolo qui. Allora, LRC, tra l'altro ce l'ho anche nella watchlist, Loopring, perché mi sta iniziando a piacere. Ecco, Loopring è un'altra piattaforma che io ho usato, e nell'usarla mi sono reso conto, visto che prima si parlava di come spiegare, come convincere, no, le persone della bontà della DeFi, del potenziale della DeFi, Loopring risolve un problema, il problema delle fee elevate di Ethereum. Io l'ho provato, l'ho usato, all'inizio ero un po' titubante, ma il layer 2, ma chissà com'è, sarà sicuro, così cosa. Ovviamente non mi ci esporrei come mi espongo su Ethereum, perché la sicurezza magari non è la stessa, non lo so, non si può sapere, io tendo a fidarmi un po' meno, però veramente è un'esperienza fantastica utilizzare il layer 2, è un po' come utilizzare la Binance Smart Chain come velocità e come fee. Il grafico in ogni caso è un po' in combutta anche lui, andiamo a vedere, ecco, questo era già il settimanale. Allora, il settimanale ha superato un livello importante, che è quel livello che nasce da qua, tra 1000 e 1150 satoshi, e che è stato anche confermato qui, vedete? Questo trend verde persistente a me sta piacendo molto, perché comunque fa capire che c'è tanta domanda, e soprattutto domanda che insiste, che non si ferma. C'è un notevole sbilanciamento verso l'acquisto rispetto che la vendita, e questo sostiene il trend in corso. Quindi, banalmente, il primo setup possibile è il ritracciamento qua dentro, magari un flash ritracciamento dovuto a un movimento repentino di Bitcoin. Sapete che quando Bitcoin strappa, le alt tendono a fare un attimino di flash dump, e quindi andarlo a pescare qua dentro, altrimenti dunque qui potremmo andare a tracciare un altro livello di prezzo importante. Allora, questo qui, tac, 1430, e potrebbe essere un livello da tenere d'occhio più sul breve, però, perché ci siamo molto vicini, quindi andare a prendere come livello di ritracciamento un livello di prezzo molto vicino non è esattamente quello che andrebbe fatto, perché capite che un'estensione verde così persistente prima o poi dovrà avere, no, la fase di flessione, e la fase di flessione è altamente improbabile che arrivi qui, perché sarebbe una flessione del
2-5%, non lo so. E quindi, ripeto, è più appetibile come area questa. Questo è il mio parere. Poi personalmente io non sto prendendo posizione su Loopring perché è ancora un grafico forse un po' immaturo, è un po' complicato da leggere, è un po' sporco come vedete anche da queste shadow che ogni tanto partono, però io l'analisi me la chiedete, io ve la porto, senza troppi problemi. Continuiamo. Luke, siamo in zona range per Bitcoin, come la vedi? Allora, in zona range sì, cioè da un certo punto di vista sì, perché ci sta provando a uscirne, però sta facendo una fatica bestia. Vedete, questo è un po' il range in cui si trova, questo livello qui, tac, questo blocco anzi. Abbiate pazienza ancora 5 minuti che poi andiamo ad analizzare il grafico e vi faccio vedere un po' nel dettaglio la mia posizione, la mia idea su di esso, ecco. Potresti fare un'analisi di ZRX e Comp? Allora, volentieri, ZRX, eccolo, ZRX abbastanza male, oserei dire. Nel dubbio, settimanale. Anche un altro consiglio che mi sento di dare, che ve lo do spesso, vi uscirà dalle orecchie ormai, è che quando vedete un time frame confuso, tipo guardate il giornaliero, non capite bene com'è messo, fate un passo indietro, andate al time frame più ampio, mai al più vicino, mi raccomando, perché ne parlavamo sabato con alcuni di voi nel server Discord, nella chat vocale, e dicevamo che alcuni, in effetti, quando vedono un time frame che non li convince troppo, dicono ma un po' dubbio, vanno su un time frame più breve. No, errore madornale questo, perché i time frame più brevi introducono altro rumore, altre componenti di incertezza. Bisogna fare un passo indietro, quindi io di solito parto dal settimanale per fare un'analisi da zero e poi vado sul giornaliero, non vado neanche quasi mai sull'intraday, pensate. Settimanale e giornaliero per me sono veramente illuminanti, quindi guardiamo il settimanale e di fatto cosa ci dice? Ci dice che ci troviamo in una situazione con dei regimi di lower lows e lower highs, ovviamente, perché guardate com'è decrescente poi anche sul lungo periodo. In particolare, vedete, aveva provato qua a invertire un po' la struttura, però è durato poco perché poi c'è stato un altro fortissimo downtrend. Se guardiamo invece l'ultima parte di questo andamento, consci del fatto che abbiamo appena fatto un lower low potente, vediamo anche una resistenza abbastanza importante che è questa, questo cluster, tac. Allora, probabilmente quelli nuovi che sono arrivati diranno ma che cacchio sta dicendo sto qua, spara minchiate a destra e a sinistra, no, non spaventatevi, magari, non lo so, se vi piace la materia, vi piacciono le cose, magari guardate qualche altro video che faccio, seguitemi qualche altra volta, fatemi qualche altra domanda, perché magari per voi parlo in arabo. Comunque, torniamo a noi. Questo è un cluster di prezzo da time frame settimanale che di fatto ora sta ostacolando l'andamento di ZRX. Anche la sua rottura, vi dico la verità, non mi convincerebbe granché al punto di entrare, proprio perché ci troviamo in un regime ribassista abbastanza forte che prima di recuperarlo c'è da fare molta strada. In sostanza, cioè, ci potrebbe stare la posizione speculativa sul breve, però in sostanza la domanda che mi pongo è perché correre dietro a un grafico del genere che non convince quando ce n'è tanti altri molto meglio impostati, e quindi lato speculativo io tendo di più verso appunto il lato scuro, ovvero i grafici meglio impostati. Allora, poi Compound, Comp, BTC, andiamolo a vedere. Comp BTC, anche lui purtroppo è in downtrend pressoché perenne, vedete, high, lower high. Poi qua c'è una struttura laterale che non si capisce, sta cercando adesso il prossimo high, quindi vediamo, probabilmente sarà lower anche lui, presumo, e i low non fanno eccezione. Quindi sostanzialmente abbiamo un forte downtrend dal punto di vista macro, e invece più da vicino abbiamo, ecco, questo costruttino di bottom potenziale che, per chi proprio vuole fiondarsi dentro a tutti i costi e cercare il massimo rischio e rendimento, ovviamente, si può andare a considerare questa zona di liquidità come un possibile target di un retest. Perché, come vedete, è un po', cioè, è abbastanza definita questa zona di bottom, però è da inquadrare nel downtrend generale, quindi io credo che farà un po' più di fatica a riprendersi proprio per questo motivo. Abbiamo anche una resistenza qua a 0.0114 e basta, nel senso, questa è un po' la sua situazione. Andiamo avanti.
Finalmente di nuovo in diretta, mi sono perso le ultime puntate, nel frattempo è successo di tutto, ma guarda, qui succede sempre di tutto, non ci si annoia mai, mai, mai. Ciao, ti seguo da poco, ma i tuoi video sono fantastici, grazie, grazie mille. Per il trading automatico, che trio consigli? Sto valutando TradingView, TradingView Hub e Binance, ma TradingView Hub con Binance non mi convince tantissimo. Guarda, ci sono tantissimi programmi che fanno le veci anche di TradingView Hub, basta un po' cercare su Google, ne trovi per tutti i gusti, anche gratuiti, quindi se vuoi fare una cosina da poco li trovi anche gratuiti. Se poi vuoi fare il pro, li puoi trovare anche a pagamento con molte funzioni in più. In ogni caso io ti consiglio come exchange Binance Futures, per il motivo che ha le commissioni più basse in assoluto e quindi anche se fai un bot ad alta frequenza alla lunga ne risenti, fidati. Se hai le fee che sono dello 0,07 anziché dello 0,04% ne risenti parecchio su 1000 operazioni, e quindi quello. Poi per il resto con TradingView ci sono dei limiti, nel senso, va bene se uno non è particolarmente skillato nella programmazione come me, e quindi io ho imparato a usare PineScript, ma c'è di molto meglio. Se uno sa programmare in Python, ci sono dei bot che prendono, cioè che si possono configurare con uno scriptino in Python che sono 100 volte meglio. TradingView ha dei limiti, come sul trailing stop, come sul repainting, ovvero il trattare i dati in tempo reale, quelli passati, in modo un po' diverso se si verificano alcune condizioni. Bisogna fare molta attenzione, insomma, vale la pena stare attenti e non fidarsi al 1000 per 1000 dei backtest, ecco. Poi volevo chiederti una tua opinione su PolkaSwap e la possibilità su Sora di farmare PSwap tramite i pools Uniswap o Muniswap. Non so ancora risponderti perché la DeFi su Polkadot la devo ancora esplorare per bene, quindi ne riparliamo più avanti, ok? Perché poi sto preparando anche un bel video su quello, lo preparerò. Dunque, questa l'abbiamo già letta. Ciao Luca, ho visto che hai parlato su Telegram del nuovo launchpad su Binance del token SFP. Puoi spiegare meglio di cosa si tratta? Molto volentieri. Allora, sostanzialmente su Binance c'è il nuovo launchpad, quindi in sostanza la vendita iniziale di questo token, che è il token SFP. Ne avevamo già parlato anche in passato del token di SafePol, che è l'hardware wallet. In sostanza hanno fatto anche un airdrop per chi ha l'app e chi faceva delle cose abbastanza semplici, ve l'avevo condiviso anche quello, era possibile ottenerne un po', un centinaio mi pare. E beh, come funziona questo launchpad? Come tutte le lotterie di Binance, ma con una cosa in più, una cosa diversa. Di solito sapete che bisognava avere un tot di BNB e in base a quanti BNB hai ottenevi un tot di biglietti della lotteria, i biglietti vincenti ricevevano il token in cambio dei suoi BNB. In questo caso è un po' più fair forse la distribuzione, ovvero in sostanza si va a detenere i propri BNB sul Binance. Viene fatto uno snapshot di quanti BNB si aveva per 6 giorni per fare una media, così che uno non li deposita tutti in un giorno, poi li preleva e vale lo stesso. E in pratica quello ci dice come funziona, cioè quante possibilità possiamo avere e quale massimo possiamo avere di allocazione di questi token. È molto simile, per chi lo usa, al syndicate di crypto.com, funziona nello stesso modo con i token CRO. In sostanza qua, una volta poi fatti gli snapshot, si ha il diritto a un'allocazione particolare e poi in base alla domanda complessiva si riceverà quell'allocazione oppure meno. Perché meno? Perché se c'è una domanda quadrupla rispetto all'hard cap totale, ovviamente non ci saranno token per tutti, verranno distribuiti lo stesso proporzionalmente a quanti BNB ognuno ha vincolato per questa cosa, però ovviamente in proporzione minore, perché c'è da soddisfare un numero maggiore di utenti e quindi non si otterrà il massimo ma si otterrà un po' meno. In ogni caso il massimo per ogni utente è di $20,000, il prezzo è fisso, un SFP sarà $0.10 e ovviamente il cambio sarà fatto in BNB perché si partecipa in BNB. Spero di essermi fatto capire, in sostanza c'è questa novità in più che in base a quanti BNB BNB 1A e in base alla domanda totale si definisce la fetta per ognuno. Pump in diretta? Come?
cosa sta succedendo qua? Oh, non mandatemi in FOMO mode, l'1% adesso qua diventa già pump in diretta. Tra l'altro è importante adesso l'approccio che avrà su questo livello, perché insomma dipende, cioè ne dipende la sua struttura. A tal proposito andiamo a vedere il grafico stesso di Bitcoin, poi torno a rispondere a un paio di vostre domande. Allora, il grafico di Bitcoin al momento è in fase di ritracciamento. Abbiamo inquadrato il ritracciamento come una sorta di ritracciamento a blocchi, abbiamo detto, ovvero abbiamo il movimento di origine che è rialzista e poi inizia ovviamente il ritracciamento, perché un movimento rialzista non può andare avanti per sempre, questo lo sappiamo. Ritracciamento che inizia a mostrarsi con un po' di offerta, che non c'è mai stata fino ad allora, e con un lower high. Questi sono i primi segni che inizia il ritracciamento. Poi c'è da vedere come si struttura il ritracciamento, quindi come si protrae nel tempo. Cosa significa? Significa che ci sono diverse tipologie di ritracciamento. C'è il ritracciamento che è molto ripido, quindi una sorta di pump and dump quasi, come se questo fosse il pump e il ritracciamento poi va alla stessa velocità. È molto raro, però si può verificare. Poi magari ci sono dei ritracciamenti che consistono in lower highs, lower lows a un ritmo lineare ma comunque costante. E poi ci sono i cosiddetti ritracciamenti a blocchi, come quello in atto adesso. È il ritracciamento più lento di solito, perché dipende, l'unico parametro poi che va a inquadrare un ritracciamento rispetto a un altro è proprio la velocità con cui si porta avanti. Tendenzialmente i ritracciamenti sono più lenti delle fasi rialziste nelle cripto, questo l'ho notato spesso, però poi in base a come si configura ovviamente al suo approccio, perché lower highs, lower lows è il più facile, il pump and dump è pressoché impossibile da beccare subito e c'è un elevato rischio di fare qualcosa di sbagliato ed è meglio non toccarlo. Quello a blocchi è un po' una via di mezzo e l'operatività l'avevamo impostata in maniera abbastanza precisa le ultime volte. Riprendiamola, quindi ritracciamento a blocchi innanzitutto cosa significa? Significa che portiamo avanti dei micro range che sostanzialmente durano finché non vengono rotti a ribasso, una roba di questo tipo, ok? Dove ogni blocco è appunto uno di questi range in cui si permane fino a sua rottura. La rottura alla fine è quello che dovrebbe triggerare la posizione. Cosa significa? Significa che finché i blocchi vengono rotti a ribasso siamo in condizione di ritracciamento, quando i blocchi iniziano a venire rotti a rialzo termina la condizione di ritracciamento o si indebolisce. Quindi l'operatività deve un po' seguire questo flusso, fin tanto che come sta accadendo ora, i blocchi vengono violati a ribasso, allora dobbiamo coprirci con uno short, il primo tendenzialmente, idealmente ovviamente, poi è difficile andare a farlo in maniera precisa, però la teoria dice che il primo short di copertura andrebbe aperto quando si verifica un lower high sul time frame di riferimento. Poi la copertura si tende a incrementare a ogni violazione di blocco a ribasso, è abbastanza banale come cosa. Se vi ricordate, noi per identificare il lower high avevamo utilizzato un metodo abbastanza funzionale, ovvero andare a scalare sul time frame più di breve, che è un metodo che funziona abbastanza spesso quando ci si trova all'approccio di un livello chiave. Cosa vuol dire? Vuol dire che qua ad esempio avevamo questo cluster sull'intraday, sulle 4 ore, lo andiamo a riprendere, era nato da qui, che tra l'altro si era comportato anche bene perché aveva creato altri cluster, aveva fatto rimbalzare il prezzo e così via. E una volta che era stato perso, dopo aver aperto la possibilità di lower high sul giornaliero, perché ci trovavamo qui, c'è stato l'high, il dump, il rimbalzo, quindi abbiamo toccato questo che poteva essere un lower high, per l'appunto abbiamo iniziato a invertire, allora qua ci serve capire, cacchio, ma questo è il lower high oppure no? Io prendo posizione oppure no? Perché guardare il grafico col senno di poi è sempre facile, ma lì per lì quando c'è da prendere posizione diventa difficile. E allora scalare sul time frame più breve a volte aiuta, perché uno dice, sa, cerchiamo un segnale forte sul time frame di breve. E allora una volta che si vede un costrutto del genere, questa candela,
tela sul time frame di 4 ore, ci viene da dire, beh, caspita, la probabilità che questo di fatto sia un lower high inizia a incrementare un po'. Cosa facciamo allora? Beh, aspettiamo il retest per shortarlo e quindi, tac, questa è la prima copertura. La seconda, ovviamente, stessa cosa, quindi andiamo a vedere il breakdown dal blocco, che avviene qua, questa è la candela di breakdown. Poi cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto un po' di lateralità, qui volendo ci poteva già stare l'entry sul retest, quindi sulla candela immediatamente successiva. Io ho voluto fare addirittura il cauto e aspettare che ci fosse un segnale più forte di offerta su questo livello qui. E ho aspettato questa candela che aveva la shadow lunga, sulle 4 ore di nuovo scalando, potevamo vedere questo pattern qui, che è un pattern evidente di falso movimento, perché abbiamo avuto una rottura a rialzo, poi tac tac subito, falso movimento. E scusate, era questo è, ci arriviamo dopo perché è la stessa cosa, comunque mi sono confuso, era questo qui sul time frame che vi volevo dire, cioè sul primo retest che vi volevo dire, che in realtà non è questo ma è questo. Scusate, abbiate pazienza. Sulle 4 ore, dicevamo, si vede più chiaramente che è un falso movimento, perché chiude fuori e poi richiude dentro. Tutto questo preambolo, ripeto, ve lo sto facendo perché questi stessi setup poi si ripetono durante i blocchi, e allo stesso modo si è ripetuto con il pump di Elon Musk, per l'appunto questo è il falso movimento in questione, che quindi non è da considerarsi come il reclaim di un blocco, motivo per cui l'ho scartato e ho chiuso solo una parte della mia copertura short per non espormi al rischio comunque di un mega pump improvviso, perché lì per lì sembrava potesse esplodere tutto da un momento all'altro, e tenere aperto una copertura short esagerata ti espone comunque al rischio nel caso di un pump del 20%, perché tutto era possibile a priori, di un danno notevole al tuo portafoglio, e quindi ho ridotto la copertura, però non l'ho chiusa del tutto, proprio perché questo per me non era un gran segnale. E adesso stessa cosa, come vedete ci stiamo muovendo a ridosso di questo livello di prezzo, che è il livello chiave, perché è la parte superiore del blocco, il range high, guardate il giornaliero, ci stiamo muovendo a ridosso di questo livello qui. Quindi in sostanza la prossima mossa dipenderà da come lo approcciamo in maniera definitiva questo livello, ovvero se si palesa della domanda che mi fa fuoriuscire quantomeno da questa zona di congestione e mi fa definitivamente recuperare il blocco, ben venga, e quindi chiuderò la posizione short, ma fin tanto che continuiamo a fare movimenti spezzati io la copertura la tengo attiva. Ricordo che la copertura non è uno short nudo, quindi un'esposizione solo short, ma è per l'appunto una copertura della mia posizione long, quindi è come se avessi fatto una parte di take profit e stessi aspettando eventualmente il momento di rientrare, è esattamente equivalente. In sostanza tutto qua, cioè movimento deciso sopra alla linea di confine del blocco, bene, chiusura short, movimento invece di riassorbimento, chiusura, cioè incremento, scusate, della copertura short di nuovo, perché poi questi sono i due scenari. E chiaramente poi il tutto procede se andiamo a perdere 29.870, che è il low del blocco nel quale ci stiamo muovendo. In quel caso lì, con buona probabilità, si andrà a formare un nuovo blocco, andremo a trovare di nuovo il suo low e l'operatività va a reiterarsi allo stesso modo, cioè se poi lo riprendiamo a rialzo, chiudere lo short, se invece lo riperdiamo, incrementare lo short, e così via, fin tanto che il ritracciamento non termina. Al momento incertezza, punto interrogativo, perché siamo in congestione nell'intorno di questo livello qua, nei dintorni del blocco, e quindi nel dubbio è una no trade zone, è una zona dove fare operazioni è un po' aleatorio e un po' figlio del caso, perché ci espone a rischi su entrambe le direzioni. Andiamo a vedere Ethereum e Link, che sono le altre coin su cui sono posizionato. Allora, Ethereum, anche qua lo scenario non cambia, perché di fatto è all'interno di questa area che avevamo definito tutta una grande possibile entry area, quindi se vedete abbiamo 0.0365, che è questo livello, il primo, che è il top, vedete, locale da queste parti, e abbiamo fino a 0.04175 quassù, che è invece il top assoluto, shadow compresa.
Questo, vedete, è stato rotto in maniera abbastanza vigorosa e quindi tutto questo movimento potrebbe essere una possibilità di accumulazione, perché andiamo a riprendere liquidità da quest'area. Uno stop loss sensato si trova sotto gli 0.0335, quindi da queste parti. Questo è il livello, il cluster che utilizziamo per andare a definire appunto dove posizionare lo stop, va a inquadrare un po' la struttura. E basta, poi è trend follower perché comunque il trend di Ethereum è molto positivo, massimi e minimi crescenti e un potenziale costrutto di bottom molto molto grande che insomma denota una certa tendenza a voler salire. Chainlink infine, anche lei è un pelino confusa perché si è un po' adagiata su questo livello, che era un livello che era un potenziale entry addirittura, se non fosse per le stranezze dei movimenti di quest'ultimo periodo. Al momento, volendo, lo rimane potenzialmente un entry, perché come vedete è un livello chiave importante, testato più volte, anche dal basso, e al momento ci troviamo sopra dopo un impulso che l'ha rotto in maniera decisa, quindi questo è un ritracciamento e volendo, ripeto, l'entry ci può stare anche qua giù però volendo, perché quindi tutta questa area diventa un'area di possibile accumulazione per chi punta a prendere posizione su Chainlink. Lo stop loss lo si mette qua sotto e alla fine si ha un ingresso completamente sensato, secondo me. Esporsi soltanto qui, adesso che comunque abbiamo visto che non c'è stata una respinta violenta da parte della domanda, forse ha meno senso. Può avere più senso un'esposizione più distribuita, visto che comunque i movimenti di questi giorni sono più fiacchi, proprio finalizzata ad accumulare una posizione con un prezzo medio appunto più mediato rispetto a un singolo ingresso o un ingresso in un'area ristretta. Però ciò non cambia il fatto che qua si è formato un possibile bottom, il macro di Chainlink è decisamente rialzista e la domanda sembra farsi sentire, quindi i presupposti per il long rimangono, ci sono sempre. Allora, ultime domande, vediamo se nel frattempo ci pompa in diretta, vediamo cosa avete da dire. Parto dal fondo stavolta. Ciao Luca, supponendo di trovare un bel setup su AltBTC, volendo entrare in posizione immettendo un nuovo capitale, quindi Fiat, come ti comporteresti? Entreresti in Alt EUR convertendo il valore di BTC in EUR o scambieresti prima EUR BTC per operare direttamente AltBTC? Guarda, se tu operi direttamente con Fiat, con liquidità, non ha senso fare il passaggio da BTC all'altcoin. Secondo me ha senso andare a fare l'analisi AltBTC. Se vedi che ti convince ed è positiva, allora poi vai a studiarti il grafico su USDT o su come si dice, su euro, no, sul dollaro comunque, per pianificare il tuo ingresso, perché così ti eviti di fare 10.000 step e di esporti a Bitcoin se non sei intenzionato a farlo, perché se poi non ti entra la posizione sulla alt tu rimani esposto a Bitcoin. Vedi un po' tu, io farei così. Ciao Luke, ma secondo te come mai BlockFi è così osannata mentre LED no, anche se ha APY molto più alti? Guarda, l'APY non è tutto. BlockFi alla fine è osannata perché di fatto si è imposta come leader del settore. Io ho parlato anche di LED, comunque la reputo completamente legit perché c'è dietro Genesis Capital, ve ne ho parlato nel video insomma, che è uno dei principali lender, appunto i market maker del mondo cripto. BlockFi, ripeto, è osannata, se ne parla tanto perché è la più grande come volumi, come revenue, come team, si è un po' imposta come leader del settore, quindi se ne parla di più. Alpha e Alpha tanta roba, non so se avete visto la versione 2 di Alpha Omora, che adesso è un po' buggosa lato visualizzazione perché c'è un traffico spropositato, però è da un po' che ne parliamo noi, probabilmente se mi seguite vi ricordate, ve ne ho parlato, vi ho rotto le palle per tantissimo tempo con Alpha Omora, ci ho anche dedicato un video per usarla proprio e di fatto, ecco, guardate, infatti ci sono dei rendimenti di tutto rispetto, 600% secondo me è sballato. No, beh, è giusto perché probabilmente conta il pump di Alpha.
come funziona? Facciamo un piccolo recap breve, perché poi se volete vederla nel dettaglio, ci avevo fatto il video sulla versione 1. La versione 2 in realtà aggiunge dei nuovi pool. Ad esempio, interessante è il pool di Curve, quello delle stablecoin, perché non ha impermanent loss. Farmando con Alpha si può utilizzare una leva fino a 9 per, se non erro. Qua ci si fanno tutti i passaggi, però sulle stablecoin leva fino a 9 per, quindi una roba ignorantissima. 9 per vuol dire che noi mettiamo 1000 e noi farmiamo con 9000. In che modo? Prendendo un prestito da Aave e Cream, che sono i due provider di liquidità in prestito di Alpha Omora versione 2. Prima c'era solo Aave, adesso c'è anche Cream. Così facendo noi appunto farmiamo come dei maiali, perché andiamo a mettere 9 volte tanta liquidità di quella che ne abbiamo e ovviamente abbiamo un rendimento molto più alto. Questo 600% è giustificato dal fatto che il grafico di Alpha, non so se l'avete visto recentemente, ha avuto diciamo un andamento quantomeno crescente, ecco, per usare un eufemismo, e parabolico, quindi sicuramente non mi verrebbe in mente neanche con i soldi di un altro di investire su Alpha in questo momento, perché è estremamente esteso. Però è interessante la piattaforma, al di là di tutto, perché permette di ottenere rendimenti interessanti con rischi contenibili, quindi magari ne parleremo meglio della versione 2. Però ripeto, la versione 1 l'ho trattata sul mio canale YouTube su un video dedicato ed è sempre attuale anche riguardo a questo. Ciao Luca, ci sono delle stablecoin non ancorate al dollaro valide? Non ancorate al dollaro non ce ne sono praticamente, perché dunque cosa c'è? Ci sono quelle algoritmiche tipo Ampleforth e Base no, non è stable. Comunque non le userei sinceramente, perché non sono molto stable, quindi ti direi di no. Allora, dove siamo finiti? Ha saltato tutto. Ciao Lu, scusami Luca, se l'obiettivo fosse accumulare più Bitcoin possibile, si volesse entrare in alt solo perché l'andamento su Bitcoin è in uptrend, dici che conviene entrare in fiat e poi uscire in Bitcoin quando il trend si inverte? Allora, aspetta, devo un attimino fare il punto della situazione. Tu vuoi accumulare Bitcoin, quindi il tuo scopo è avere sempre più Bitcoin. Allora, il primo step che dovresti fare è trovare un piano per entrare da euro a Bitcoin. Questo è il passaggio fiat Bitcoin. Poi il trading altcoin viene dopo, nel senso tu puoi implementare su una parte dei Bitcoin che possiedi il trading Bitcoin altcoin. In quel modo, se sei profittevole, guadagni ancora di più. Però secondo me dovresti scindere le due cose, cioè non fare l'ingresso fiat Bitcoin solo per andare a fare il trade Bitcoin altcoin. Sono due cose da scindere, così hai un flusso di lavoro secondo me un po' più lineare, un po' più pulito. EURS, cos'era? Stasis EUR, quello giusto, Mattia. Ci suggerisce Mattia che ci sono alcune stablecoin legate all'euro, in particolare EURS, però mi sa che è poco utilizzato ancora. Ciao Luca, mi diresti gentilmente cosa ne pensi di Onyx Finance? Non lo conosco, mi dispiace, non lo conosco proprio, non ne ho proprio idea. Cosa ne pensi del progetto Elrond? Non lo conosco bene neanche lui, mea culpa. BNB e Cake pompano come non mai. E guarda, Cake sta andando alla grande, ma tutte le piattaforme, tutti i DEX stanno andando veramente bene e crescono, ha visto, un po' in sincrono, sia i più che i meno speculativi. E poi cos'altro dicevamo? Vediamo cosa c'è. Il trading sembra facile, ma se lo fosse saremmo tutti milionari, verissimo, è tutt'altro che facile oserei dire. Anche Kebab sta crescendo, sì, è vero, anche Kebab stanno crescendo tutte le DeFi, ma anche Beefy, quella di Beefy Finance, sta crescendo in una maniera incredibile. Bene ragazzi, che dire, ci sono rimasto male che non conosce Onyx, me lo vado a vedere, abbi pazienza, ma purtroppo sulle altcoin ce n'è talmente tante che non faccio tempo a rimanerci dietro, cioè sono troppe veramente, il tempo è troppo limitato per seguirle tutte. Ciao Luca, mettendo in stake Cake su PancakeSwap, conviene metterli su una pool che ripaga in Cake o in stablecoin? Ma guarda, per massimizzare il potenziale profitto in Cake, fin tanto che Cake continua a crescere, poi ovviamente riduci l'esposizione, o lo swappi in stablecoin oppure vai diretto in stablecoin. Tra l'altro adesso c'è mica un'altra initial offering su PancakeSwap in questo periodo, che anche quella rende ancora di più.
quindi si vola proprio. Dunque, aiuto quanti sia. Un sito per investire piccole somme da inesperto. Guarda, ti consiglio, recentemente sto facendo una serie di video dedicata proprio a come investire un certo budget in cripto. Ovviamente non sono consigli finanziari, come sempre, è solo un modo che io utilizzerei per investire quel capitale in cripto. Esempio, la settimana scorsa l'ho fatto con 1000 euro, come io investirei 1000 euro in cripto. Domani lo faccio con 10.000, quindi sul pezzo, perché domani esce come investire 10.000 euro in cripto. Ovviamente ogni budget ha il suo metodo perché ci sarà una diversa tolleranza al rischio e diversi concetti che affronteremo video dopo video, quindi non perdetevelo, mi raccomando. Allora, amici, a me ha fatto piacere oggi vedere questo boom di persone che sono entrate, qualcuna è scappata, qualcuna è rimasta, a me fa piacere. Se vi piace questo mondo, vi piace comunque il trading, vi piace il mondo delle cripto, così iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, trovate i link qua sotto, che qui siamo su Twitch. Per chi ci sta guardando su YouTube, non confondetevi, perché questa è la registrazione di una diretta fatta su Twitch. Sto parlando ai posteri. Voi posteri, lasciatemi un like su YouTube e basta, basta quello, mi accontento di quello. Noi ci vediamo in diretta mercoledì, questo mercoledì alle 19, e tra l'altro ci sarà anche un ospite questo mercoledì. Parleremo di privacy su Bitcoin. È un tema sottovalutato, troppo sottovalutato. Quindi per un attimo facciamo un passo indietro, con i grafici e il trading, e parliamo di privacy, del perché vale la pena difendere la propria privacy anche su Bitcoin e come farlo, chiaramente, perché se no veramente il fatto che la blockchain è trasparente, tracciabile e visibile da chiunque ci espone, cioè paradossalmente Bitcoin diventa un'arma contro la nostra privacy se usato male. Quindi lo tratteremo. Ci vediamo mercoledì, shitcoin doppie. Sapete che quando ci sono gli ospiti ci sono anche le shitcoin doppie, quindi siateci. A proposito di shitcoin, guai a chi tocca Ripple, la sto scherzando, ma non fatevi male. Vi faccio di nuovo un carissimo saluto, ci vediamo dopo domani. Ciao a tutti!